No, 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 non berlo. Adesso mi faccio un bagno. È scomparso. E tu chi sei? È un pesce. È un satana. Con quella pozione non è scomparsa. Si è trasformata in un pesce, eh? Il dottor Genio ha creato anche un antidoto. Sarete voi a prenderlo. Guarda qui, Eri. Rumore alla porta. Il dottor Genio. Ma che sta facendo? C'ha chiuso. A chiave. Tu devi aiutarci. Facci uscire da qui. Sto venendo. Ci penso io. Il dottor Timo ti sta venendo qui per salvare noi. Sono io il capo qui. L'unico capo indiscusso. E come potrei non esserlo? Sono seduto su una sedia che è molto più grande di me. In pelle e in legno finemente intagliato. Questa sedia è perfetta per un capo come me. E poi, guardate la mia scrivania. È più grande del mio letto. È la scrivania più grande di sempre. E poi, ho anche una lampada da intellettuale. Ma non funziona. Ma un capo non può avere una lampada che non funziona! Non ci sono più i capi di una volta! Qualcuno può sostituire questa lampada e mettere una lampada nuova! Però deve essere una lampada importante! Perché urli? Si può sapere che stai facendo? Sto giocando a essere il dottor Genio. È divertente con questa scrivania, questa sedia. E poi guarda lì, ho persino una testa personale. Ciao testa! Così quando entro nel mio ufficio per comandare, posso salutare buongiorno e lei risponderà buongiorno. Ma insomma, qualcuno mi porta una lampada, questa non funziona! Qualcuno? Ma qualcuno chi? Non c'è nessuno, Eric! Ci sei tu, che sei la mia nuova segretaria! Scusami, non è che potresti portarmi una nuova lampada? Io? Ma se siamo chiusi qui dentro! Dai, Eric, la smetti di giocare! Ma non eri preoccupato? Come fai ad essere così tranquillo adesso? Sono tranquillo perché il dottor Timothy verrà qui e ci salverà! Perché lui è forte! So che è strano, ma per una volta non dobbiamo avere paura del dottor Timothy. Dobbiamo solo aspettare, ma nel frattempo gioco un po'. Buongiorno ragazzi, io sono Eric. E io sono Dominique. E chi siamo? Noi che siamo Dominique. Ed insieme. E stiamo per essere salvati. Speriamo bene. Sì. Siamo in una spiacevole situazione al momento. Siamo arrivati in questa casa per aiutare il dottor Timothy e per trovare l'antidoto che farà tornare Isabella normale, visto che è trasformata in un pesce. Ma purtroppo non ce l'abbiamo fatta, anzi, è arrivato il dottor Genio e ci ha chiusi in questa stanza a chiave. Siamo in quello che è il suo studio o uno dei tanti che ha in giro. Però per fortuna lui non sa che siamo qui. Ci ha chiusi per sbaglio, ci eravamo ben nascosti. Abbiamo chiamato il dottor Timothy supplicando il suo aiuto. E sapete qual è la cosa più sorprendente? Che ci aiuterà! Addirittura ha detto che arriverà qui e ci salverà. Ci tirerà fuori da qui come un eroe. E troverà sicuramente anche l'antidoto per salvare Isabella. Certo, lui sta venendo qui soprattutto per Isabella, non certo per noi. Ma che importa? L'importante è che ci salviamo anche noi. Avremmo dovuto fare così sin da subito. Doveva venire lui qui. Questa missione era troppo complicata per noi. Certo che sembra assurdo questa situazione. Il dottor Timothy verrà qui e per la prima volta non dobbiamo avere paura. È dalla nostra parte per aiutare Isabella. Chissà che cosa succederà quando sarà qui. Forse in realtà il dottor Timothy sta diventando buono, Dominique. Magari è l'amore per Isabella. L'amore cambia le persone. Chi lo sa? Voi ragazzi lasciate like sotto a questo video se siete curiosi come noi di scoprire cosa succederà quando il dottor Timothy sarà qui e ci salverà. E iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi nulla. Sì, ok, tutto bello, interessante, va bene. Però devo dirti una cosa. Dimmi. Alzati! È la mia sedia quella. Sono io il capo qui. Cosa? Perché dovrei alzarmi? Che non mi alzo, chi l'ha detto che è tua? Non è tua. La metti così? Va bene, allora ci penso io. No, che stai facendo? Non mi alzo, no, non mi stacco, no, non mi stacco. No, voglio starci io. No, via la sedia, io qui governo, sì, comando io, ok? Ma chi lo dice? Smettila. Contento adesso? No. Come no? Solo io dovevo essere seduto qui. Sei seduto sulla sedia, dovresti essere contento. Sì, ma tu non dovresti essere seduta sulla sedia. Anzi, sulla sedia e sulla mia gamba. Mi fai male. A quanto pare non è poi così grande questa sedia. È mia, non te la lascio. Oh, io non mi alzo. Appena il dottor Timothy ci salva, io mi porto la sedia.
Ma sei impazzito, non puoi portarti la sedia, è del dottor Genio. Ma c'entra in ascensore. Vedrai, il dottor Timothy non sarà d'accordo. Sì che sarà d'accordo, gli lascio la scrivania. Ma secondo te il dottor Timothy entra dalla finestra? Oppure da qualche passaggio segreto? Come fa a entrare di nascosto? Sì, come avete potuto vedere, ha vinto lei. Stavo troppo scomodo sulla sedia. Comunque non lo so, Dominic, come entra. Sicuramente entrerà di nascosto, senza farsi notare. Lui è bravo in queste cose. E il dottor Genio nemmeno si accorgerà del suo ingresso. Secondo te, dopo tutta questa storia, diventeremo amici con il dottor Timothy? Tipo che passiamo le feste insieme? Magari il Natale, facciamo un viaggio. O magari facciamo delle uscite di coppia, noi due e lui con Isabella, insieme. Andiamo a mangiare una pizza. O magari al dottor Timo ti piace il sushi. Forse stai correndo un po' troppo, Eric. Però dopo tutto, dopo che ci avrà aiutati in tutta questa situazione, forse non sarà più così cattivo con noi. Staremo a vedere. Il campanello, il campanello. Qualcuno ha suonato il campanello. Shh, fai silenzio, fai silenzio. Chi mai può essere adesso? Chi è che suona a casa del dottor? Non facciamoci assolutamente sentire. Chiunque ha bussato, vedendo che non c'è nessuno, se ne andrà. Fermo, Eric. Immobile, non muoverti. Ok, ok, non mi muovo. Eric, ti ho detto di non muoverti. Perché fai rumore? Ma non sono io che sto facendo rumore. Non mi sono mosso. C'è qualcuno. Quella sagoma nera. È il dottor Genio. Cosa ci fa qui? Non era uscito. È ancora in casa. A quanto pare. Ma se lui è stato in casa tutto questo tempo, mentre noi chiacchieravamo, come ha fatto a non sentirci? Non lo so, magari il dottor Genio non sente bene. Ma adesso non urlare! Sta andando alla porta. Shh. Che senti? Voglio sentire anch'io. Chi è? Il dottor Timothy. Il dottor Timothy? Ma cosa fa? Suona alla porta? Ma è impazzito! Deve entrare di nascosto a salvarci e suona alla porta! Ma che idea è? Oh no, saremo nei guai! Non posso crederci! Credevo che lui fosse più bravo! Così il dottor Genio catturerà anche lui! Ed è la fine per tutti! Entra! Come mai lo ha fatto entrare? Oh no, ascoltiamo che si dicono. Il piano è riuscito. Quei due stupidi d'insieme ci sono cascati. Li ho intrappolati e non possono fare più nulla. Che cosa? Il dottor Genio sa che siamo qui! Forse lo ha sempre saputo! Non ci ha chiusi per sbaglio! Ci ha intrappolati! Ma così è più difficile! E adesso il dottor Timothy come farà a salvarci? Bene, sono contento! Quindi adesso dammi l'antidoto che mi serve! Che ha detto il dottor Timothy? Non ho capito! I patti sono patti! Tieni l'antidoto! Non posso crederci! Il dottor Timothy ci ha traditi! Lui e il dottor Genio erano d'accordo! Sin dall'inizio! Era tutto un piano! Non ci ha mandati qui per trovare l'antidoto! Ci ha mandato qui per farci intrappolare dal dottor Genio! Il dottor Timothy ci ha venduto al dottor Genio in cambio dell'antidoto! Quindi non ci salva! E se non ci salva nemmeno lui, allora è finita! Finalmente! Isabella sarà salva! D'insieme, 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 d'insieme.